chiamo Abdullah Ahmed, sono arrivato in Italia 10 anni fa, quando avevo 19 anni. Ho vissuto per 16 anni la guerra civile somala e so cosa vuol dire vivere nelle guerre. Ho fatto un viaggio che è durato 7 mesi perché non avevo un pezzo di carta, un passaporto che mi dava la possibilità di venire in Europa per poter costruire qualcosa di buono non soltanto per me ma anche per i miei fratelli e per i miei genitori. Oggi ho la cittadinanza italiana e posso andare dove desidero. Vedere queste persone come me oggi che hanno immaginano di venire in Europa per costruire qualcosa di buono per loro e per le loro famiglie, semplicemente costruire un futuro migliore, venire un luogo di pace e serenità, perché per l'Europa, per alcuni, ancora oggi è un luogo di riscatto e possibilità, perché c'è 73 anni di pace. Vedere le negazioni di questi sbarchi, di queste, cioè scendere dalle navi da queste persone, è semplicemente per me la negazione stessa dell'Europa, dei diritti fondamentali che è stato costruito l'Unione Europea, la negazione della dignità umana, perché quando vedi che ci sono persone, esseri umani come noi, che non riescono a scendere da quei navi dopo aver fatto un viaggio lungo, chissà quante storie avranno queste persone che un giorno racconteranno ai loro figli. Come vivranno queste persone una volta sbarcate, perché questo è successo, come vivranno i loro figli? Qual è la politica che sta dietro? C'è una politica che guarda oltre, che costruisce davvero una convivenza pacifica tra gli esseri umani, tra i futuri nuovi cittadini europei, tra i autoctoni e i futuri cittadini europei? Io spero che si riesca in qualche modo di vedere, però ad oggi siamo messi, accogliamo e respingiamo, mentre la domanda deve essere in che modo possiamo accogliere queste persone.